Tutela delle prestazioni professionali ed equo compenso. Sono queste le materie del progetto di legge che domani sarà esaminato dall'Assemblea Legislativa Regionale. Il provvedimento è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa questa mattina dal Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il capogruppo di Fratelli d'Italia Guerino Testa e il Presidente della Commissione Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive Emiliano Di Matteo. È una norma che forse solo in un'altra regione abbiamo visto approvata, è frutto del lavoro di sintesi che il Presidente Di Matteo, il capogruppo Testa e tutti gli altri capogruppo di maggioranza hanno voluto fare con i gruppi di opposizione, in particolare il Movimento 5 Stelle. Ne è uscito un testo moderno, concertato e utile a tutelare le libere professioni che devono vedersi appunto tutelate nel pagamento delle proprie prestazioni. Domani andrà in consiglio. Siamo certi che verrà approvata all'unanimità e saremo noi una delle regioni in Italia che su questo tema farà giurisprudenza. Quindi la concertazione doveva camminare su un duplice binario, da un lato quello politico, quindi abbiamo cercato la massima condivisione possibile in commissione, da qui la scelta per esempio, avendo tre testi di legge sul medesimo argomento, di procedere alla realizzazione di un testo unificato proprio per evitare quelle piccole tensioni della primogenitura o dell'appropriazione politica evidentemente della paternità del testo. E di questo ringrazio il Presidente Sospiri, è stata una mia scelta che lui poi ha condiviso e ritengo che poi alla luce di ciò che è accaduto è stata una scelta lungimirante. L'altro binario dove abbiamo cercato la massima condivisione possibile ed è forse quello ancora più importante è stato quello di coinvolgere evidentemente tutte le categorie, tutti coloro che da questa legge dovrebbero trarne un legittimo beneficio, che sono le categorie libero professionali. Lì il coinvolgimento è stato massimo. In più io mi sono fatto promotore di ulteriori incontri anche con gli ordini professionali di carattere provinciale, quelli che mi hanno contattato, quelli che volevano manifestare un ulteriore contributo alla legge, contributo che c'è stato, che è stato interessante, recepito in parte con alcuni emendamenti tecnici che hanno la mia firma e che domani porto in aula, quindi sono delle piccole modifiche che ovviamente non stravolgono nel merito la legge, ma che ne danno un'ulteriore connotazione nell'auspicio che avevamo tutti, cioè quello di tutelare le categorie libero professionali. E poi soprattutto abbiamo fatto un ulteriore lavoro che metteremo a disposizione delle strutture della Giunta, anch'esse audite in commissione da me, che dovranno poi successivamente all'approvazione della legge emanare un disciplinare tecnico, che è un disciplinare di sintesi, dove andremo a applicare di fatto i principi della legge alle singole fattispecie, alle singole categorie professionali, e gli spunti che le categorie hanno fornito evidentemente saranno una base di partenza per questo disciplinare che noi come commissione continueremo a seguire evidentemente, perché lo riteniamo non una semplice appendice ma un corollario necessario e indispensabile perché la legge sia una buona legge e soprattutto la sua applicazione porti a risultati concreti sul territorio, che è quello che auspichiamo.